Questo programma è presentato da Villaggio Rasciada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi, Rocattol Music Sound Studio. Grazie mamma che scegli l'ecologico, l'ecologico che nasce vegetale, vegetale che diventa riciclabile. Grazie mamma. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. Tambur battente show,
regia di Francesco Dardi, naturalmente il nostro capo tecnico Thomas Tassinari. Eccolo qua, Beppe Auriglia, non solo cantante, anche attore. No, certo. Grazie, regista anche. Ciao, anche Daniele. Regista. No, tu stai facendo a Bologna? Io sto frequentando l'Accademia di Teatro Galante Garrone a Bologna. Ecco, lui invece è di origine napoletana, ha lavorato con i ragazzi di Scampia, ha prodotto anche nuove... Dakar, Senegal, Bulgaria, sì. E la cosa che mi piace molto è che fa lavorare anche i ragazzi disabili, i nonni, quindi chiunque può fare teatro, chiunque. Allora, il brano? Il brano si chiama Ma chi se ne frega? Se ti amo ancora. Se ti amo ancora? No, perché l'hai detto con quel tono? Perché sai sei già innamorata. No, è che per me sai che le questioni del cuore sono una via crucis. No, perché tu sei una persona sensibile. Sì. Okay. Sì. Ecco. Intanto ti faccio vedere il suo... Facciamo vedere la telecamera. Ma signorina Sisera, mi hanno detto che anche lei è una cantante. Sì, dai, nel tempo libero. Si diletta. Si diletta. Quindi dopo possiamo provare. Sì, sì. Possiamo provare qualcosa. Guarda che, Me la gioco. Te la giochi. Tutto, lo so, ho un po' di pressione, infatti. Beppe Auriglia, grazie, tambur battente show. Allora, andiamo. Ma quanti ospiti. Guarda qua. Ma tu hai fatto un grandissimo... Quanti libri hai venduto? Laura, tu fai la commessa? Sì, facevo la commessa. Adesso... Ah, quindi hai mollato? Veramente sono stata licenziata. Ah, ecco, benissimo, partiamo alla grande, alla grandissima. Però... E hai scritto Vita da commessa. Sì, questo è il secondo, uscito l'11 gennaio. Ah. E il primo è andato molto bene, è uscito l'anno scorso. Quindi ha venduto quante copie? No, il numero non lo so da dire. Ah, non lo sai? No. Ma perché gli editori non dicono perché mai? Perché no, il numero me lo dovevano dire il 31-12. Però poi dopo alla c'è fine... stato che è uscito questo. Ok. E io e non quindi ho tu racconti la storia, le commesse non riposano mai, è vero? Esattamente. È vero. Voi lavorate anche a Pasqua, Natale, diciamo a Ferragosto. Sempre. Adesso che è caldo, sempre. Il 1° maggio. Ma perché, scusa, ti hanno licenziato? No, per diminuzione del personale, non c'entra niente. Guarda, è sempre la scusa. No, davvero, in teoria è vero. Cioè il commercio non va? Il commercio non va benissimo, no. E allora che cosa ci raccontano i politici che è ritornato? Vabbè, infatti. Senti, Laura, ma ci sono degli aneddoti particolari? Sì, cioè ce ne sono talmente tanti che ne ho dovuti fare due di libri. Allora, raccontamene uno. È del tipo la signora che entra e dice in un negozio di abiti da sposa. Con non te? Da me. No, questo qua mi è stato raccontato. Ecco. Quindi hai raccolto anche? Sì, ho raccolto le esperienze di tutti, perché altrimenti sarei impazzita se fossero successe tutte a me. La signora che va a comprare un vestito da sposa e chiede: vorrei un abito da sposa da mettere tutti i giorni. Ah, ho capito. Facile. Invece a te personalmente? A me, ricordo, la prima cosa che è stata chiesta era... Tu, scusa, facevi la commessa in un supermercato? No, in un negozio d'abbigliamento. Per bambini? Uomo, donna, bambini, ecco, tutte le categorie. I bambini già non nascono, quindi... Quindi? La prima cosa, lavoravo lì da un paio di giorni, mi hanno chiesto, vorrei una maglia semplice ma particolare. Che cos'è, come la vuoi questa maglia? Oppure del tipo, vorrei una canottiera senza maniche. Quindi queste sono le domande. E quindi tu hai ricordato, ti sei iscritta, sì, ti sei insegnata e hai a un certo punto pubblicato due libri. Sì, prima ho aperto un blog, ho aperto una pagina Facebook e da lì è nato il libro. E vabbè, quante persone vengono sulla... Sulla pagina Facebook ho 73.000... 73.000? Sì, più o meno. È tanto 73.000, Stefano. I commessi in realtà sono molti di più, quindi dovrebbero essere anche di più i numeri. Comunque ti vedo sorridente, bella ottimista, anche se ti hanno licenziato. Certo. Senti, invece Gloria è stata nostra ospite anche la scorsa settimana, grandissima pianista, tournée, invece la musica non ha, in questo momento sta andando alla grande. La musica? Cioè, tu hai una tournée dietro l'altra, voglio dire. Adesso fra un po' partirai per il Sud America, poi farai la Germania, quindi tutto il mondo, quindi tu a casa non ci stai mai. Ma l'affitto lo paghi o no? No, perché pago. Non ci sei mai, scusa. Lo pago, infatti va fuori dalla finestra direttamente, però... Una grandissima pianista e dispiace che questa sera purtroppo Gloria ha l'influenza e quindi è normale che non può suonare. Noi avevamo preparato un pianoforte meraviglioso, ma vabbè, sarà per un'altra volta. Però naturalmente come si diventa, Gloria, professionisti del pianoforte? Come si entra nei teatri creando questa magia col pubblico? Perché non è facile. Studiando.
Tantissimo, tutti i giorni. Tutti i giorni. Sai che è quello che disse una volta la Callas? Tutti i giorni bisogna studiare, tutti i giorni. Però tu hai avuto anche dei... Sì, prego. No, mi viene in mente una piccola barzelletta che ho anche, ah, sì, che ho anche detto alle mie... Recentemente ho raccontato alle mie allieve. Mm. E c'è questo... Guarda, una pianista di fama mondiale che racconta barzellette, questa carina. No, c'è un turista, un turista di New York che chiede per strada How do I go to Carnegie Hall? Come arrivo a Carnegie Hall? E la risposta, practicing. Quindi studiando. Certo, studiando. Senti, vabbè, tu hai fatto studi in Svizzera, giusto? Sì, ho studiato prima in Italia con Bruno Mezzena, che è stato un grande didatta, allievo del grande Arturo Benedetti Michelangeli. Ah. E con l'immenso. L'immenso, sì. Mm. Con Marcello Abbado, pianista, compositore, fratello del grande Claudio, certo, Abbado. E poi ho studiato in Svizzera, in Francia, in Germania e in Russia. E vado ancora a Costantin? Sì, esatto. Costantin Boghino è ancora il mio maestro, è il pianista del trio Tchaikovsky. E Solter anche. Sì, la Fanny Solter, che è brasiliana, con cui ho studiato in Germania, e Boghino è il pianista del, appunto, del Tu ti occupi cose. Anche di danza contemporanea, di jazz, insomma, un po' a 360 gradi. Sì, ho fatto tante... mi ritengo molto fortunata, ho potuto collaborare con grandissimi jazzisti, coreografi, registi. Stefano è lì vicino, mi fai vedere il libro, perché Stefano è un grandissimo giornalista, chissà, lui, quando il giornalista è pensieroso è perché sta preparando un articolo. Ma io conosco la sua fama e apprezzo anche il suo eclettismo, perché poi nel mondo di oggi bisogna saper fare bene una cosa ma conoscerle tutte per capire quale devi fare, e lei in questo è molto brava, devo dire. Poi, sai, i pianisti che suonano il repertorio dei mostri sacri sono dei medium, perché evocano la potenza dei sentimenti di secoli trascorsi ma che restano eterni e li offrono al pubblico, naturalmente mediati dalla loro personale sensibilità, come fa Gloria. E questo è un ruolo che pochissimi possono avere, quello di accendere lo spirito di geni che sembrerebbero essere scomparsi ma sono sempre tra noi, però saperlo fare. E con, certo, questa sensibilità nelle dita e nel cuore. Senti Gloria, il maestro Riccardo Mutti spesso tiene delle accademie per direttori d'orchestra e sono sempre di più le donne. Tu hai mai pensato di fare il direttore d'orchestra? No, io non l'ho mai pensato perché non credo di avere questo spirito da leader. Però lavoro molto adesso, per esempio, la mia prossima tournée è proprio con la direttrice, è una donna, Ligia Amadio, che è una direttrice argentina molto, molto in gamba, molto famosa anche. E trovo che comunque è ancora un mestiere molto maschilista, purtroppo, però sono felice di vedere che ci sono sempre più esempi di grandi direttrici d'orchestra con grandissima musicalità, creatività e tanta energia da dare a un'intera orchestra, insomma, di professori. Tanto Stefano sta preparando l'articolo. Stefano, ecco qua, il suono del secolo quando il rock ha fatto la storia. Ma ci sono donne che hanno fatto la storia del rock? Certamente sì, anche se il rock è una cultura che paradossalmente è sempre stata molto maschilista, perché i leader dei gruppi erano principalmente maschi, perché le groupies, che sono le ammiratrici, le fan delle star, disposte a tutto pur di averli sessualmente, e questa era una sorta di, come dire, subordinazione che era addirittura atavica in un tempo che era stato invece assolutamente rivoluzionario per tutto il resto, quindi per la creazione. Quindi è stato un settore dove il maschio, l'uomo, hanno dominato, tra virgolette, purtroppo, su quello che era la parità, finché le donne non si sono ribellate. Una tra tutte che ha saputo cambiare il corso degli eventi nel secolo, è stata Janis Joplin, la più grande cantante bianca di blues che ci sia mai stata, la quale peraltro ogni volta che era sul palco sperava di fare l'amore con tutto il pubblico che era davanti, l'amore nel senso naturalmente spirituale, certo. Poi tornava a casa e, come accadeva ad altre, per esempio a Carita Hayworth, tornava a casa da sola, e questo la faceva soffrire pazzamente, ed era sfruttata peraltro in questo senso anche da alcuni colleghi. Per esempio Leonard Cohen, il grandissimo cantautore canadese, una volta si incontrarono casualmente in ascensore al Chelsea Hotel, al mitico Chelsea Hotel di New York, e
E Leonard Cohen, che era un playboy incallito, la trattò così, dice: io stavo aspettando Brigitte Bardot. E lei disse: io stavo aspettando Kris Kristofferson, che era un grande attore, un bell'uomo. E invece si incontrarono, ma Cohen ebbe il torto di scrivere una canzone dove raccontava i dettagli di quella notte, che fu un fugace incontro sessuale, e la umiliò. E di questo non si perdonò lui stesso. E il brano è... Chelsea Hotel Number 2. Esatto, infatti. Sì, beh, è stato molto carino. È stato molto carino, però lui poi ha fatto ammenda nel corso degli anni, sempre nei concerti, dicendo: mi scuso perché ho rivelato il suo nome. E Janis era morta a 27 anni, come alcuni altri semidei del rock, da Jimi Hendrix a Kurt Cobain dei Nirvana, a Brian Jones dei Rolling Stones, a Amy Winehouse recentemente. Morti a 27 anni con Jim Morrison dei Doors, morti in quell'età che sembrava essere invece l'apice della potenza dionisiaca della creatività, e invece si erano consumati completamente. Guarda, la storia di questi grandissimi cantanti che poi amavano il pubblico e poi tornavano a casa ed erano soli, la stessa cosa è per Maria Callas. Maria Callas, la donna più sola, credo. Come tu sai, c'è una cosa molto triste. Se tu vai al Père Lachaise, che è il cimitero monumentale di Parigi e degli artisti dove sono sepolti molti dei grandi, Chopin, Oscar Wilde. Ah, Chopin, so che. Sì. Beh, c'è un colombario, c'è una cosa molto triste. Si scendono delle scale, c'è una cosa molto scura dove c'è una mattonella che teoricamente dovrebbe contenere le ceneri di Maria Callas. Ma non è così, a parte il fatto che non la trovi, perché devi proprio andare lì con la mappa e ti malinconisci, ma poi le ceneri della Callas sono state disperse nel Mar Egeo, e per un supremo atto proprio di tragedia greca, le ceneri sono ritornate dentro la nave. Il ministro della cultura greca voleva disperderle, invece sono tornate indietro. Neanche il Mar Egeo ha voluto Maria Callas. Una delle donne più importanti, sicuramente più amate sul palcoscenico, ma non amate nella vita di tutti i giorni. Infatti disse Maria Callas: darei in cambio del mio successo per un amore. Chi abbiamo qui? Due tue colleghe? Sì, abbiamo un duo ormai da un po' di anni, Isa e Sara, che stasera canteranno una cover di Elisa, ma hanno in programma diversi singoli, alcuni sono già usciti su iTunes, quindi... Poi dopo sentiremo anche la Sisera. Sì. Eccole qua, tambur battente show, queste due bellissime ragazze, Isa e Sara. Sognare e mira
Allora, Angelica, adesso tu hai debuttato, si può dire? E niente, ho fatto sentire questo pezzo e l'ho registrato in Phonoprint, un tempio della musica, sono molto contenta. E il videoclip sarà presto su YouTube, sono un po' immagini perché diciamo è un pezzo che racconta un po' della vita frenetica, no? Del fatto che noi siamo circondati da tante persone ma poi rientriamo nel nostro luogo, nella nostra casa e alla fine siamo circondati solo da noi stessi, è su noi stessi che dobbiamo contare e forse no? È vero, è assolutamente c'è Camilla vero. Che è un po' gelosa perché vorrebbe cantare anche no, lei no, e è dice, meglio di no, è lei meglio fa di no. L'attrice esatto l'attrice, cantante, tanto ormai lo sai, sì, è il futuro sì, sì. Sarebbe anche se mette a cantare vero. Camilla va bene, andiamo Stefano allora Stefano Salvati naturalmente di Pavarotti, possiamo raccontare quello della, è carino no? Quella della stanza dove lui ha registrato Miserere, perché diceva che lui lo voleva registrare lì. Sì, la storia dell'incisione del videoclip di Miserere è molto particolare. Cioè Pavarotti ha inciso la sua parte della canzone il giorno prima di girare il videoclip e ha inciso la sua parte nella sua stanza da letto. Perché diceva che lì c'era un'acustica perfetta. Beh, per lui sì, si vede che nella sua stanza da letto lui si sentiva bene la sua voce. Quindi chi ascolta Miserere non sa... Adesso lo sa. Adesso l'hai detto tu. Pavarotti ha cantato una delle canzoni più popolari di Zucchero nella sua stanza da letto, perché in quel periodo Pavarotti era in vacanza a Pesaro, nella sua villa, non poteva andare in studio e Zucchero ovviamente ci teneva a avere Pavarotti, perché nel 92, quando incisero il pezzo, Pavarotti era... probabilmente uno dei cantanti più popolari al mondo, ma non solo della lirica, anche del pop. Mm-hmm. C'era Michael Jackson, Pavarotti e Madonna. Aveva avuto tra l'altro un grande successo proprio in quell'anno lì in Inghilterra, primo in classifica
con Nessun Dorma. Senti, adesso tu hai, in questi mesi, stai lavorando su alcuni brani, tipo, che ne so, De André, Venditti, che a quei tempi non c'erano video. Sì, ho già realizzato 4 videoclip che sono stati chiamati capolavori immaginati, videoclip di quelle canzoni capolavoro italiane degli anni 70 e dei primi anni 80 che non avevano il videoclip, tipo Il Pescatore di Fabrizio De André, Notte prima degli esami di Antonello Venditti, Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni e Come profondo il mare di Lucio Dalla. E stanno già avendo molte visualizzazioni? Beh sì, devo dire, essendo canzoni del passato, sì, siamo già su ogni canzone a circa 200.000 visualizzazioni in meno di un mese. Cristina Tassinari, buonasera, buongiorno. Tu sei partita da Tele 1 e poi sei arrivata in Rai, hai fatto alcuni programmi, adesso sei Radio Rai. No, attualmente sono Vita in Diretta. La Vita in Diretta. E ti sei inventato una cosa carina. Che cosa tu porti in giro? Un camion, si può dire? Sì, certo. Non lo guidi tu, no? Facciamo l'antefatto, però. Capire bene i nostri telespettatori. Vogliamo sentire l'antefatto. Allora, Disco Diva, il primo festival della disco music italiana che ho creato, ideato 4 anni fa a Gabice, perché Gabice ha una storicità in questo senso, perché è stata la prima località romagnola marchigiana al confine che ha importato la disco music in Italia attraverso lo studio 54, il Paradise Garage, quindi gli intenditori di disco music sapranno bene di cosa parlo. E ho avuto questa brillante idea, l'ho sempre chiamato un'intuizione, ed ho creato questo festival della disco music che, come quarta edizione, siamo già arrivati a 12.000 presenze in 4 anni, cioè ad ogni edizione. E da lì mi è venuta un'altra idea di portare in giro per l'Italia questo format, avendo avuto così tanto successo. E abbiamo appena realizzato a Fano, a Capodanno, la puntata 0. Alcuni mesi fa. Qualche mese fa. È stato un grandissimo successo con più di 5.000 partecipanti in piazza. E per l'estate imminente, dopo l'evento madre di Gabice, ci appresteremo a toccare... Una tournée, esattamente, nelle più belle piazze italiane, dove porteremo in giro il format Disco Diva, che è formato da live, da tantissimi ospiti. In questo camion, quindi. Assolutamente, è un palco mobile. Quindi tu presenti e gli artisti? Io presento e gli artisti internazionali legati al mondo della disco music. Abbiamo Leray Gomez, Delegation, Trax, La Bionda, Righeira, cioè tutti i vari artisti che hanno partecipato in queste edizioni a Disco Diva. Movimentato l'estate. Esattamente, ma soprattutto che sono ricordo del nostro immaginario collettivo e sono rivisitati oggi in chiave moderna attraverso i sample ripresi dai DJ, vedi Joy Negro, Liu Vega, che comunque ripropongono quelle sonorità lì che non sono mai passate di moda. Quindi vedo che è molto divertente, la gente ci diverte, devo dire si sta conclamando a livello nazionale. Stefano Manucci, è una bella idea questa. È un'idea importante perché sposa quello che è una sorta di profumo, non dico antico, ma di qualche decennio fa, con una contemporaneità necessaria, perché la musica deve essere sempre innovamento, non è archeologia. Ma la disco ha questo, che ha una sensualità in sé, ha una urgenza sessuale che si sposa perfettamente con quello che è poi l'estate, con quello che è la gioia di vivere, con quello che è questo. Per esempio tutta la costiera adriatica è questo, non solo il nostro immaginario ma la nostra concretezza. Noi, se pensiamo alla gioia di vivere, pensiamo a questa fascia di mare che attraversa tutta la Romagna, che va su e scende nelle Marche anche. E la disco music è il suono che ci porta dentro questo tipo di mood, questo tipo di sensazione profonda, che serve. E adesso invece andiamo dal mago. Mago Eldin, eccoci qua. Sei solo, non c'è Camilla, non c'è Sisera, nessuno qua. Sono là che chiacchierano loro. Eccomi. Buonasera. Bene. Allora, ricordiamo Cinecittà. Ricordiamo sempre Cinecittà World, vi aspettiamo, il parco divertimenti del cinema e della televisione. Allora, caro Daniele, guarda, io ho portato la nostra Emily Zanussi, che è diventata, tra l'altro, sta iniziando a fare scuola di magia. Vedi un po', guarda, 1, 2, 3. E... sì, domani. Voilà, ecco qua. Diventa il tavolino. Allora, dunque, facciamo un esperimento un po' particolare quest'oggi, perché in geometria
sappiamo tutti che il cerchio non si può quadrare, giusto? Mm-hmm. È impossibile fare la quadratura del cerchio. Però in magia potrebbe accadere. Attenzione, basta un soffio e voilà. E avviene la quadratura del cerchio. Però c'è di più. Guarda un po' l'influenza magica. Se la nostra Camilla prova a soffiare magicamente, fai un soffio. Ho detto soffia, non sputa, eh. Fai un soffio più carino, più delicato. Questo quadrato, voilà, diventa praticamente un bastone. E questo per l'amore del cazzo. Quindi è anche una magia. Ma perché mi collego a questo? Perché è uscita la Mini Magic Box. Ah, ecco. In vendita al Cinecittà World, la Mini Magic Box, che all'interno ci sono dei giochi magici molto, ma molto semplici. Te ne faccio vedere uno questa sera. Mm-hmm. Sei pronto? Ti vedo un po' scettico. Allora, una corda gialla, ok? Vediamo un po' se la corda riesce a stare in equilibrio. È l'equilibrio della corda. Attenzione, vediamo un po'. Non ci sta. Ci sta. Piano, piano. E con un tocco magico la corda cade. Però c'è da dire un'altra cosa, che basta un pizzico di magia, sempre con il soffio della Camilla. Prova un po' a soffiare, Camilla. E voilà, diventa un foulard. Questo è un gioco semplicissimo che potete fare. Lo possono fare tutti, ai compleanni, voglio dire, della scatola magica. Ma nelle prossime puntate ti stupiremo, perché stiamo preparando una grande illusione assieme a Emily. Vedrai qualcosa di eccezionale. Le prossime puntate che registreremo naturalmente ad Andalo. E salutiamo il sindaco di Andalo. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Daniele. Grazie. E viva Tambur Battente Show. No, aspetta, che dobbiamo vedere, diciamo, invece lo spot meraviglioso di oggi. Meraviglioso. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo, quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio, dalla semina al raccolto, fino alle vostre tavole, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Allora, ritorniamo a Tambur Battente Show. Camilla. Niente, Daniele, qua c'è Franz Campi che ci vuole far riflettere su un problema. Al giorno d'oggi ci sono sempre più coppie in crisi, no? È vero. Hai presente quando una donna in una coppia entra in crisi, esatto. Cosa fa? Dice, noi diciamo sempre, io devo ritrovare me stessa. Esatto, e dove vale a cercare se stessa? Di solito frequentando un corso di salsa, merengue, tango, queste cose qua, che sono covi di perdizione, perciò se voi tenete alle vostre compagne, non fatele frequentare questi luoghi che sono pieni di personaggi come Miguel. Miguel, Franz Campi! Hai mica, la notte ti rovina, tutte quante vogliono te, è una lista della spesa. Hai mica, sono schiave del destino, la tua crema voluttà la confondo con l'amore. Ma l'amore che dai si è mai visto così, tra passi di fuoco ti dicono sì, la pelle sudata, le mani, la nuca, l'abbraccio mortale che sai dare tu, è un ritmo che fa scordare chi sei, la gamba che scarta rimbalza e lo sa, che per sé nel ritmo, nel vortice, limbo delirio dei sensi che pace nota. Hey! Hai mica una fresca sposa, nel vederti volo via dal sagrato della chiesa. Hai mica il lavoro e l'officina, non è roba per chi ha piedi buoni dalla luna. Tu per quello che dai non chiedi di più, milonga, criolla e bandoneo. Se eri nella pista ci fosse Piazzolla, sarei orgoglioso a vederti Miguel. E intanto più giù, due mondi più in là, le donne in ginocchio già pazze di te, impero un giro di posta di giostra, degli stessi dietro di date al caffè. Hai mica l'amore di rapina, ogni tanto tu lo sai, va a finire che si paga. Hai mica ti ricordi quella sera
che un marito t'aspettò e ti ruppe quattro dita. Ma l'amore che dai se mai visto così, tra passi di fuoco ti dicono sì, la pelle sudata, le mani, la nuca, l'abbraccio mortale che sai dare tu, e un ritmo che fa scordare chi sei, la gamba che scarta rimbalza e lo sa, che perse nel ritmo, nel vortice, il limbo delirio dei sensi che pace in onda. Donnell, eccolo qua,
Camilla. Sì, 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 certo, eh? Daniele Axdonell è un cantante di grande successo e ci ha presentato Get Ready. Get Ready era un vecchio successo dei Temptation che noi abbiamo rifatto tantissimi anni fa. E questa qui è una versione rimissata dal grande DJ Daniele Baldelli della Baglia degli Angeli. E il sax l'ha fatto... Sì, sì, cioè, va. L'ha fatto un mio carissimo amico, e ti posso dire chi è. Ti ricordi Leroy Gomez, Santa Esmeralda? Sì. Ecco, lui mi ha fatto il sax, che abbiamo fatto una produzione insieme un po' di tempo fa, e mi ha fatto il sax su questo brano. E il missaggio è stato fatto da Daniele Baldelli. Hai capito, Camilla? Wow. Hai capito, Camilla? Wow. Ma tu ci vai in discoteca? Io certo, certo, io sono sempre in discoteca, davvero, te lo giuro. Grazie Camilla, okay. Grazie Ax, Ax Donnell. Ciao. Allora, vedo che stai parlando, Stefano, con insomma, Carlo Girotti Trevisan. Grotti. Vabbè, tu sei un, posso dire, un collega di Stefano, sarà per te una... Sì, molto in piccolo, però il mestiere... Sì, quindi è un tuo maestro, diciamo. Assolutamente sì. Quindi tu sei attore, regista e insegnante di buone maniere. Perché ai cittadini... No, a chiunque, nel senso io avevo un format, attualmente è stato diciamo accantonato, però c'è stato perché un... Perché accantonato? Non siamo più andati avanti con questa produzione, però è stato un lavoro corale molto carino di cui io ero portavoce, e corale nel senso che gli episodi venivano studiati insieme e noi insegniamo quello che è l'essere, diciamo, persone di buone maniere, gentleman. Non solo ai cittadini, ma a chiunque voglia. Forse la battuta cittadini è nata perché sono anche politico nella mia città. Mm-hmm. Probabilmente è venuta a crearsi per quello. E le buone maniere, insomma, per esemplificare, per alcuni concetti base. Allora, diciamo innanzitutto che le buone maniere sarebbero, secondo me, alla base dell'insegnamento di qualsiasi persona. E col passare del tempo, secondo me, si sono un pochino perse. E fondamentalmente nei nostri video che abbiamo fatto, che magari riprenderemo, non è da escludere, noi insegniamo delle basi di quello che può essere un momento. Attraverso i video, quindi. Attraverso i video, come una conversazione, come comportarsi a San Valentino, che regali fare a Natale, o come vestirsi, come indossare una sciarpa, concetti abbastanza basilari e che definirei anche evergreen. Anche. Sì, sì, il bon ton, assolutamente. Mm-hmm. Che io devo dire, devo ringraziare, me l'ha insegnato e me lo insegna tuttora mia nonna, perché altrimenti non so se l'avrei avuto, però è una cosa che mi piace molto, ecco. Tua nonna si chiama? Si chiama Clara Trevisan. Ah, Clara. Quanti anni ha? Posso chiedere? Sì, ne ha 84. E quindi è lei che ti insegna? È lei che fin da piccolo mi insegna queste cose. Infatti il mio secondo cognome sarebbe il suo cognome. Ah, ok. E invece questa passione per i video musicali? Allora, io sì, ho studiato l'Accademia di Regia e chiaramente un'Accademia di... Ti prende il lavoro. No, sono interessato, no, okay. L'Accademia di Regia dove? Purtroppo il proprietario e creatore della scuola, uno dei De Laurentiis, non c'è più, il mio maestro principale, però era una scuola di Cesena con insegnanti di Roma. Questo era alcuni anni fa, nel 2007, mi sembra. Quindi tu avevi già sentito parlare di Stefano Salvati? Immagino, assolutamente, sì. Certo, è un nome sia a livello di film, mi ricordo che vidi Jolly Blue quando ero piccolo, il film sugli 883, e poi anche Alba Chiara, un film molto famoso che ha avuto molto successo, e poi chiaramente ha girato tantissimi videoclip, quindi non potevo non conoscerlo. Con gli 883 tu hai fatto tantissimi video, no? Tanti video, penso di avere il record italiano di videoclip fatti per un artista. Penso di averne fatti sicuramente più di 60 degli 60 video solo con gli 883. Perché ai tempi Cecchetto di ogni canzone, quando gli 883 ebbero successo, faceva due o tre versioni della stessa canzone, faceva la versione ufficiale, il videoclip ufficiale, il videoclip lui lo chiamava live, cioè un videoclip fatto di un'unica inquadratura, cioè un piano sequenza, e poi faceva il videoclip karaoke. Quindi ho fatto tre o quattro album, quindi in ogni album c'erano 10-12 canzoni, si fa presto. Poi quando il film Johnny Blue è stato
trasmesso in televisione, su Mediaset, se non sbaglio. Sì, su Italia 1. Su Italia 1 all'epoca fece un botto di ascolti. Cioè, quanto? Arrivò quasi... No. Su Italia 1 è ancora uno dei... Adesso non dico il record assoluto di Italia 1, ma è ancora... Siamo a top level. Erano quasi circa 5 milioni di spettatori. 5 milioni. Io andavo 5 al liceo. Milioni? 5 milioni sono... L'abbiamo visto tutto il giorno. Quasi il giorno dopo ne parlavamo al liceo, tutti. E tra l'altro la videocassetta di Jolly Blue fece quasi 200.000 copie, cioè per dirti i cartoni animati di Walt Disney ai tempi facevano 250-300.000 copie, quando ancora si vendevano. È un libro che farà storia, certo. fai tu lo spot. Beh, il suono del secolo, io l'ho letto, è un libro realmente straordinario. Perché è un romanzo, però racconta storie, vero? Sì. Non è un romanzo, è una narrazione, diciamo narrazione. Così. Però una narrazione insomma, abbastanza però tutto scorrevole. Documentato, scorrevole. Sì. Tutto assolutamente io, vero. Io che sono appassionato del rock e tra l'altro i Beatles sono il mio gruppo preferito in assoluto, nel libro ho scoperto cose che non conoscevo. Tipo? Beh, tipo anche ad esempio sulla morte di John Lennon. Come è avvenuta, cioè sappiamo tutti che è stato ucciso, lui l'ha spiegato bene, cioè l'ha documentato bene. Stefano? È stato ucciso da un signore di nome Mark Chapman, tra l'altro nel libro c'è la foto che documenta l'incontro tra i due, perché si vede John Lennon accanto a Mark Chapman che gli sta chiedendo l'autografo per l'album che era appena uscito di John Lennon che si chiamava Double Fantasy. Chapman lo aspetta per ore davanti al Dakota House, che è la residenza newyorkese davanti al Central Park dei Lennon di John e Yoko, lo aspetta leggendo peraltro un libro bellissimo, un romanzo vero, cardine della letteratura americana, che è Il giovane Holden di Salinger, che peraltro anche questo poi è un'altra storia a parte, perché lo troveremo in mano all'attentatore di Reagan, John Hinckley, lo troveremo in mano a un pazzo che uccide un'attrice, Rebecca Schaffer, sempre Il giovane Holden. Comunque lui sta lì e legge tranquillamente il libro, lo aspetta dal mattino. Lennon a un certo punto esce per andare però a registrare degli altri pezzi in studio e gli firma l'autografo sul disco, e lì c'è la foto storica dei due. E un secondo dopo Lennon gli chiede una frase che risulterà profetica. Gli dice: ma è tutto quello che vuoi? È questo che vuoi? Chapman non risponde. Lennon se ne va. Va a registrare, è felice perché la sua vita è ritornata in equilibrio con Yoko, con il piccolo Sean, con il loro figlioletto, con il disco. E poi dopo torna a sera perché vuole andare a salutare Sean, che forse sta dormendo, forse no. Yoko dice: andiamo al ristorante. John vuole tornare a casa e Chapman lo aspetta. Lo aspetta e gli spara, perché ha nella testa delle voci dei cosiddetti little people, di gente piccola che gli dice ammazza, 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 ammazza. Queste voci nella testa che gli dicono basta, basta, e sono questi immaginari esseri che lo spingono al delitto. Chapman lo uccide, il portiere della residenza del Dakota dice: ma lo sai che cosa hai fatto? E lui dice: sì, ho appena ucciso John Lennon, tranquillamente. E da quel momento la zona davanti al Central Park diventa una sorta di santuario, verrà chiamata Strawberry Fields, casa, davanti a casa Lennon, e ogni anno l'8 dicembre c'è una veglia in cui migliaia di ragazzi da tutto il mondo vanno a cantare le canzoni dei Beatles, di John Lennon, nell'anniversario della morte, a 40 anni del leader, insieme a McCartney dei Beatles. Quella notte, il giorno dopo, ci fu la prima veglia al Central Park e non volava una mosca. C'era un silenzio assoluto, tanto che i commentatori televisivi dissero: non si sente il pianto di un bambino, non si sente l'abbaiare di un cane. Il suono del secolo, quando il rock ha fatto la storia. Stefano Mannucci, eccolo qua. Prima vedevo, Stefano, che stavi parlando con la signorina, che noi a cui auguriamo di trovare subito lavoro. Eri interessato quindi a questo lavoro di Laura Tanfani, o Tanfani? Tanfani. Tanfani. Alla francese, vita da commessa 2. Io sono sempre, come dire, incuriosito e contento quando vedo che si scrivono dei libri, quando vedo che si hanno delle idee, quando si esce da un binario che è stato preconfezionato per te e tu vai a cercare la tua altra strada, quando racconti delle cose come ha fatto lei ad altri e lo fai con successo, e lo fai con immaginazione inventiva, quindi brava.
Però ti auguriamo che di trovare lavoro. Oppure tu, cioè, riesci oggi... Ecco, in realtà io sono stata licenziata nel momento giusto. Sono stata licenziata l'anno scorso, è stata la spinta... Con gioia, tu hai... No, adesso non ci allarghiamo, no. Però è stata la spinta che mi ha detto, ok, prova a fare della mia passione un lavoro. Cioè la mia passione è il disegno, l'ho sempre stata, e quindi adesso sto iniziando pian piano a fare quello che ho sempre sognato. Se... Questo dopo lo puoi autografare e regalare a Stefano Mannucci. Come no, ma volentieri. Allora, Cristina, siamo quasi in chiusura. Quindi questa tournée continua, stanno arrivando date. Questa tournée continua. Ma arrivano altri artisti? Beh, guarda, diciamo che il nostro format è stato impostato in realtà sulla turnazione, diciamo così, in maniera molto... Fra gli artisti degli anni 80. Diciamo. Fra gli artisti degli anni 70, perché secondo me la disco music si ferma al 1982, proprio quella è la data in cui la disco ha lasciato poi altre sonorità più elettroniche legate agli anni 80. Quindi tutto il nostro repertorio legato a Disco Diva... tratta esclusivamente gli anni 70, la disco music vera e propria, fino al 1982. Gli artisti che sono passati da noi sono molto grandi, perché abbiamo avuto appunto Leroy Gomez, Roberta Kelly, i Delegation, i La Bionda, insomma sono tanti, ma me li dimentico nel corso delle edizioni. La cosa interessante è che siamo diventati una grande famiglia, cioè è un vero e proprio movimento, perché questa ci ha unito la passione. Basta pensare che ci sentiamo spessissimo la sera, cioè proprio è diventata una famiglia dove c'è voglia di fare cose. Quindi vivete tutti sul camion? Viviamo... No. Tutti sul camion, tipo Priscilla, regina nel deserto, una cosa di sto tipo. È una cosa molto divertente, ma la cosa appunto che ci unisce, questa grande passione, è diventato un vero e proprio movimento della disco, e abbiamo addirittura fondato un'etichetta discografica che è Disco Diva Records. Non ti sono mai mancate le idee. Carlo, e quindi lo riaprirai, quindi il blog, oppure... Ma allora, al momento c'è un altro progetto più legato... al lifestyle del bodybuilding e del surf, che sono i miei due sport che pratico a livello agonista, diciamo. E l'altro speriamo di riavviarlo presto, perché è un progetto che apprezzo molto e che abbiamo sentito molto. E quindi mi piace. Anche perché c'è interesse, quindi su... È piaciuto, l'abbiamo tenuto per pochi mesi e non abbiamo raggiunto i 70.000 mi piace della disegnatrice e scrittrice. 70.000, vero? 73.000. No, non dimenticarti 3.000. Ho approssimato il numero per difetto, perdono. No, scherzo. No, noi siamo su altri numeri perché è durata meno, però facevamo migliaia di visite in ogni puntata e quindi il progetto ha funzionato finché è andato. Senti, Gloria, il pianoforte ti parla? Mi parla, sì. Parla a tutti. Sì, però in modo particolare all'esecutore, no? Mm-hmm. Beh, diciamo che la musica ha un linguaggio proprio universale, per cui... Però è un rapporto, prima Stefano Mannucci parlava proprio di amore nei confronti, quindi c'è proprio un amore nei confronti del pianoforte. C'è un amore. Quindi a casa tua a Roma è un pianoforte? Sì, beh, ho un pianoforte dovunque sto, cerco di... C'è un mezzo coda, perché immagino... Sì, un pianoforte. E i vicini? Tra felici. I vicini, alcuni felici, beh, allora alla vicina di sotto addirittura si siede proprio in salotto. Quindi non paga il biglietto. Esatto, e si ascolta i concerti, mi ascolta studiare, sa già cosa andrò a suonare nelle prossime tournée. Poi invece ci sono stati casi di vicini che hanno chiamato la polizia. Per cui è successo un po' di tutto, ma di solito i vicini non amano, per fortuna. Stefano Salvatti, l'onore... ancora di lanciare, come faceva Sei Mandi con i dischi, questo libro. Sì, come faceva Sei Mandi. Sì, no, insomma. Il suono del secolo, quando il rock... Ecco. Ecco qua. Un libro che vi Stefano consiglio. Stefano Mannucci. Beh, sei contento, no? Il re del videoclip. Sono contento. Il Fellini. Il re del videoclip ha adottato questo... questo progetto. Questa operazione che peraltro ho scoperto in questi giorni essere... a 4 mesi dall'uscita, il terzo libro più venduto dell'anno. E là, quindi scatta l'applauso. No, scatta una soddisfazione, perché poi arrivano molte dimostrazioni di affetto, come quella di Stefano. Di stima, come quella di Stefano, ma da persone anche che non conosco, che mi scrivono sui social apprezzando il lavoro, che io ho scritto principalmente perché i ragazzi di oggi, i millennial,
non sanno che cosa sia stata questa musica per i loro padri. Loro ascoltano la musica effimera nelle cuffiette, stanno da soli. Noi condividevamo, usciva un album, un vinile, e noi stavamo per una settimana di seguito in 10-15 a far comitiva in una stanza, a mettere centinaia di volte a cambiare facciata e a credere di cambiare il mondo. Siamo in chiusura. Camilla, io so che ami tantissimo questo brano. Beh, certo, che Daniele. Lo ascolti mille volte. Beh, anche certo. Questo è un inedito. Questo è un inedito di Elia, cantautore della provincia, e ci canterà questa sera Ti senti vivere, che è un suo brano, uno dei più famosi di questo bellissimo album. Che tu sei innamorato di questo brano. Beh, certo. È la tua colonna sonora. Noi ringraziamo la regia di Francesco Darder, ringraziamo Thomas Tassinari, ringraziamo gli autori, vi ricordo il WhatsApp, ringraziamo Sofia Di Pietro e Francesco Cinque. Alla prossima, che Dio vi benedica. Ciao! Elia. Ti sei perso cercando la consapevolezza dei nostri gesti, ma certe cose avvengono spontaneamente. Ti ricordi, l'hai detto a te, non sempre c'è un perché. L'ho capito capendomi, tu mi sfuggi come un'idea buona, quella di scrivere canzoni, perché sai, è l'unica cosa che faccio per me. E l'ho fatto crescendo, l'ho fatto lottando contro me stesso, proponendo una versione migliore di me, perché alla fine cosa resta se non ci mettiamo in gioco un po' di più, di più. Sai che c'è. Ti senti vivo e non capisci perché. Ti senti vivere. Sai che c'è. Ti senti vivo e non capisci perché. Ti senti vivere. Ti lascio questo perché vorrei tu potessi spulciarmi, raccogliere pezzi di me, pezzi di te. Mi piacerebbe dirti che non c'è da capire che oltre le apparenze non c'è niente, ma siamo così bravi a mettere in mostra una parte diversa di noi in superficie, dietro qualcosa che è importante o forse non lo è per niente. E gelosamente con sforzo ho registrato queste parole per far capire un po' di più a me chi sono e chi sei te. Alla fine cosa resta se non ci mettiamo in gioco un po' di più, di più. Sai che c'è. Ti senti vivo e non capisci perché. Ti senti vivere. Sai che c'è. Ti senti vivo e non capisci perché. Ti senti vivere. Vivere. Questo programma è stato presentato da Villaggio Rashada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Di Tutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi,
Rockattle Music Sound Studio.